Angelo Troiani, chef stellato del ristorante Il Convivio di Roma per Affari Italiani. Siamo al Sisaluin City di Milano, in piazza Diaz, dove da maggio ci saranno dei nuovi piatti, tuoi piatti, così come accadrà nei punti Sisaluin City di Roma, di Firenze e di Catania. Ci dici qualcosa di questi nuovi piatti? Sì, dunque, sarà una proposta basata su piatti regionali, quindi proveremo piatti regionali che faranno, si saranno l'occhio ai Win City delle diverse città. Quindi per esempio a Milano troveremo un gioco sulla cotoletta e sarà la ricetta di elefante. Per Roma, beh, poi è la mia città natale con due piatti, la matriciana in questo momento di carciofo, la romana, la giudica. In testimonianza di Firenze la ribollita ancora per poco, poi dovremo cambiarla, e per Catania la caponata. Oltre a questi piatti però troveremo anche dei piatti che rappresentano una cucina etica, diciamo, quindi oltre che buona e bella per quello che è possibile, anche sana, con l'ausilio, con l'inserimento di prodotti che oggi definiamo super naturali. Ecco, tu in particolare in tema di amatriciana sei una sorta di autorità, perché mi dicevi che sei stato il primo a introdurre il guanciale croccante nel piatto, è così? Sì, quando ho fatto la mia matriciana, che allora era una matriciana, diciamo, di rottura, quasi 30 anni fa, forse l'intuizione, diciamo, che oggi non è più neanche mia, forse l'ausilio del guanciale croccante mi è stato proprio. Senti, tu sei qui al Sisaluin City di Milano anche per un'attività di formazione dei cuochi che poi saranno chiamati a proporre questi tuoi piatti anche in tua assenza. Ecco, come sta andando la loro formazione? La formazione è fondamentale per poter, diciamo così, protocollare e gestire un evento. È vero che la cucina è fatta di tutta singolarità e noi in Italia siamo forse la migliore rappresentanza della singolarità. Però è altrettanto vero che essendo anche chimica, quindi sviluppando dei processi chimici, è anche possibile processarlo. In questo momento, diciamo, stiamo facendo questo passaggio. Quindi sto cercando di consegnare le ricette, facendole vedere come si fanno, lasciandogli il documento per far sì che poi il chef e la loro brigata di ogni posto potranno seguirle, mantenendo, diciamo, inalterato un pochino la qualità. Ecco, dunque, quindi fra la qualità gastronomica e la salubrità dei piatti, l'ideale, diciamo, è avere la possibilità di scegliere e magari alternare un po' le due opzioni. Sì, certo, la cucina sana non è una cucina assolutamente divertente, curiosa, è la vera fusion italiana, cioè sono i nostri prodotti con la commissione di quello che noi oggi definiamo superfood, che sono anche quei prodotti che troviamo facilmente, ormai comunemente, in tutti i supermercati, quindi ormai a uso e costume della famiglia, non più soltanto della cucina professionale, dello chef d'avanguardia.